Sperimentare per 2 settimane una riapertura parziale dei settori lavorativi, monitorando l'impatto sull'andamento dei contagi e considerando che una riapertura totale porterebbe ad un veloce collasso delle terapie intensive. Lo ha detto in una intervista televisiva il ministro degli Esteri Di Maio. Sfido chiunque ad avere un documento del comitato tecnico-scientifico secondo cui, in caso di riapertura totale, avremmo rischiato 151.000 ricoveri in terapia intensiva e volere la riapertura totale, ha affermato, e da qui la raccomandazione degli scienziati di andare con un approccio a passi progressivi, puntando soprattutto sui comportamenti individuali. E adesso vediamo come si prepara l'agricoltura foggiana alla fase 2, tra molte incertezze. Saverio Sardenga.